Libro di Giosuè, capitolo 7. Ma i figli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto, poiché Acan, figlio di Carmin, figlio di Zabid, figlio di Zerak, della tribù di Giuda, prese dell'interdetto e l'ira del Signore s'accese contro i figli di Israele. Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicino a Bet Even, a oriente di Betel, e disse loro: «Salite ad esplorare il paese». E quelli salirono ed esplorarono Ai. Poi tornarono da Giosuè e gli dissero: «Non occorre che salga tutto il popolo, ma salgano 2 o 3.000 uomini e sconfiggeranno Ai. Non stancare tutto il popolo, mandandolo là, perché quelli sono in pochi». Così vi salirono del popolo circa 3.000 uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai, e la gente di Ai ne uccise circa 36. Li inseguì dalla porta fino a Beraim, li mise in rotta nella discesa, e il cuore del popolo venne meno e si sciolse come acqua. Giosuè si stracciò le vesti, si gettò con il viso a terra davanti all'arca del Signore, stette così fino alla sera, egli con gli anziani di Israele, e si gettarono della polvere sul capo. Giosuè disse: «Ai, Signore Dio, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo per darci in mano agli Amorei e per farci perire? O ci fossimo pure accontentati di rimanere di là dal Giordano? Ahimè, Signore, che dovrò dire ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I Cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere. Ci accerchieranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. E tu che farai per il tuo grande nome?» Il Signore disse a Giosuè: «Alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato. Essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato ad osservare. Hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e lo hanno messo fra i loro oggetti. Perciò i figli di Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stessi interdetto. Io non sarò più in mezzo a voi se non distruggerete l'interdetto in mezzo a voi. Alzati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore, il Dio di Israele. O Israele, c'è dell'interdetto in mezzo a te. Tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non abbia tolto l'interdetto in mezzo a voi. Domani mattina dunque vi accosterete tribù per tribù, e la tribù che il Signore designerà si accosterà famiglia per famiglia, e la famiglia che il Signore designerà si accosterà casa per casa, e la casa che il Signore designerà si accosterà persona per persona. E colui che sarà disegnato per aver preso dell'interdetto sarà dato alle fiamme con tutto quello che gli appartiene, perché ha trasgredito il patto del Signore e ha commesso un'infedeltà in Israele». Giosuè dunque si alzò presto la mattina e fece accostare Israele, tribù per tribù, e la tribù di Giuda fu disegnata. Poi fece accostare le famiglie di Giuda, e la famiglia degli Zerichiti fu designata. Poi fece accostare la famiglia degli Zerichiti, persona per persona, e Zabdi fu designato. Poi fece accostare la casa di Zabdi, persona per persona, e fu designato Acam, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerak, della tribù di Giuda. Allora Giosuè disse ad Acam: «Figlio mio, da gloria al Signore, al Dio di Israele, rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto, non me lo nascondere». Acan rispose a Giosuè e disse: «È vero, ho peccato contro il Signore, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Ho visto fra le spoglie un bel martello di Shiner, 200 sigli d'argento e una sbarra d'oro del peso di 50 sigli. Ho desiderato quelle cose e le ho prese. Ecco, sono nascoste in terra, in mezzo alla mia tenda, e l'argento è sotto». Allora Giosuè mandò dei messaggeri, i quali corsero alla tenda, ed ecco che il mantello vi era nascosto e l'argento stava sotto. Essi presero quelle cose di mezzo alla tenda e la portarono a Giosuè e a tutti i figli di Israele, e le deposero davanti al Signore. Giosuè e tutto Israele con lui presero Acan, figlio di Zerak, l'argento, il mantello, la sbarra d'oro, i suoi figli e le sue figlie, i suoi buoi, i suoi asini, le sue pecore,
la sua tenda e tutto quello che gli apparteneva e li fecero salire nella valle di Acor. E Giosuè disse: così come ci hai causato una sventura, il Signore causerà una sventura a te in questo giorno. E tutto Israele lo lapidò. E dopo averlo lapidato, gli altri diedero tutte le fiamme. Poi ammassarono sopra Acor un gran mucchio di pietre che dura fino ad oggi. E il Signore cessò dalla sua ira tremenda. Perciò quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Valle di Acor.